Buongiorno, oggi mi trovo in comune di Taipana, vicino all'abitato di Prosenicco. Questo è il ponte Vittorio Emanuele III, costruito nel 1915, poi chiaramente ristrutturato più volte. Qui c'è il confine tra Italia, dall'altra parte, e alle mie spalle c'è la Slovenia. Per cui questo è il ponte, qua abbiamo dei cippi confinari. Di là si va in Slovenia, là c'è la casetta della guardia slovena che c'era una volta. Questo era un passaggio di un valico di seconda categoria. Repubblica Slovena, Repubblica Italiana. Fiume Natisone, adesso oggi prenderò una stradina forestale che è giù di là e proseguendo lungo il Natisone che segna anche il confine tra la Slovenia là, e l'Italia da questa parte. Adesso prendo e mi incamminerò per la strada forestale da quella parte. Altra curiosità, il ponte. Da qualche parte qua adesso non c'è più niente, aveva una nicchia dove poteva essere messo dell'esplosivo per far esplodere il ponte in modo da bloccare il passaggio per un'eventuale invasione nemica. In auto ho attraversato i paesi di Attimis subito fino ad arrivare al paesello di Prosenicco, poi la strada scende un po' fino ad arrivare al valico Ponte Vittorio Emanuele III a quota 396 metri. Il fiume Natisone dà il nome al territorio delle valli del Natisone. È lungo 55 chilometri. Nasce dal versante sud del Monte Maggiore e del Monte Gabrovige, Prealpi Giulie. Sfocia nel del fiume Torre a Manzano. Allora, qua questo cippo come riferimento. Noi abbiamo questo torrente qui, Rio Bianco, e da quella parte di là, adesso vediamo, da quella parte là scende là, il Rio Nero. In quel punto lì si incrociano e qui nasce, cioè qui comincia il nome del torrente Natisone. Inizia lì, proprio in quel punto preciso lì dove c'è l'incrocio di Rio Bianco e Rio Nero, e da qua in poi fiume Natisone. Allora, questo, speriamo che si senta, è il punto preciso tra Rio Bianco e Rio Nero. Qui inizia il fiume Natisone. È il primo ponte, poco più avanti, dove ho parcheggiato. È il primo ponte, il ponte Vittorio Emanuele, quello costruito nel 1915 e ristrutturato un paio di volte. Bell'acqua trasparente. Grazie a tutti per aver guardato il video. Alla prossima!